Dunque, ritratti di donna, parliamo dell'aspetto legato al reportage di Ugo Panella, un fotografo che conosce molto bene l'Afghanistan e che quindi ripropone le immagini che in Afghanistan ha realizzato. Sono, come avrete modo di vedere, delle immagini di forte impatto, anche emotivo, perché è un fotografo molto attento alla composizione, alla bellezza dell'immagine, ma ovviamente come ogni reporter attento soprattutto al contenuto della sua ricerca. E, le donne qui compaiono in immagini che colpiscono in modo particolare chi le osserva, donne che camminano riprese di spalle con il burka in mezzo a un mercato, donne che si riuniscono a discutere fra di loro, donne che affrontano insieme i problemi della salute, o in un'immagine che mi ha molto colpito, giovani donne che davanti a un libro studiano, perché in un paese come l'Afghanistan lo studio è ancora un'occasione di riscatto che i giovani evidentemente sanno seguire, le giovani in questo caso sanno seguire. Noterete che non manca la presenza maschile di questi uomini barbuti presenti, perché Panella lo sa, non vuole negarlo, vuole anzi sottolinearlo, le donne non sono da sole, sono sempre accompagnate in Afghanistan dagli uomini. Tuttavia, lui con grande abilità finisce per mettere gli uomini sullo sfondo, facendo diventare le donne le autentiche protagoniste del suo reportage. Silvia Modio, per la sua sezione di ritratti di donna, ha proposto un lavoro particolarmente originale. 2 settimane fa, all'interno della stessa galleria La Bottega, ha allestito un set realizzando quelle immagini e quei ritratti che voi adesso vedete in parete. Ci sono alcune cose che mi preme sottolineare. La prima è la profonda sintonia che si è creata fra le due donne, quella che sta al centro del set e quella che, manovrando la macchina fotografica, sta al di qua dell'obiettivo. Il secondo aspetto è quello della particolare sensibilità grazie alla quale Silvia Modio ha messo perfettamente a loro agio le persone che ritraeva. In questo modo il risultato finale è quello di un'immagine di una grande serenità che consente di far emergere l'autenticità di ogni donna. Grazie che fa.